Anche a Reggio Calabria sarà possibile accedere alle agevolazioni fiscali destinate ai titolari di contratto di locazione di alloggi sociali, da 450 a 900 euro di detrazione per gli assegnatari in base alla fascia di reddito in cui rientrano i richiedenti. Per ottenere questo bonus fiscale sarà indispensabile presentare il modello 730 e l'attestazione ATER rilasciata dai comuni competenti che certifichi che si tratta di un immobile sociale. E oggi presentiamo la possibilità di avere dei canoni agevolati per quanto riguarda i locali, gli affitti dei locali di vita uso abitativo, appunto, ed è una misura che è in linea con quelle che sono le possibilità di margini di manovra dell'amministrazione comunale sul piano economico e finanziario. Conoscete benissimo la situazione in cui versa il comune, un piano di riequilibrio molto stringente, molto ingessato, che non permette ampi margini di manovra sul piano di quelle che possono essere le agevolazioni fiscali piuttosto che l'abbassamento e la diminuzione dei tributi e delle tasse a livello locale, però su quelle che sono le occasioni e le opportunità che consentono di dare una carezza, che consentono di andare incontro ai cittadini, il Comune di Reggio Calabria fa la sua parte e questa è un'iniziativa che va in questa linea, che ha questo indirizzo.